Ah, no. Yes, in English. No. I found you in Italian, in English if you want. Welcome to the press conference after the game two of Basketball Champions League. We are glad to have Coach John Plaza and Jordan McRae. First of all, congratulations for the win. We start with the player. So Jordan, you made a great game. Your comment about this game and this win? I think the other team is very good. I think we were really fortunate to come out with the win. You know, we had a lot of turnovers. But like I said, that just shows to the resilience of our team, and we came out with a big win. Sì, devo dire che ci siamo confrontati con un avversario veramente buono, una squadra molto tosta, siamo stati bravi a non perderci d'animo, a restare uniti e siamo riusciti a ottenere la vittoria nonostante le difficoltà. Questa è una vittoria molto importante per il nostro cammino. Coach, your comment about the game. Well, like Jordan said, it's true that we can be satisfied for our victory. First, because it's the first victory in the history of Ike here in Italy or in Sassari. But the question mark about us, about the technical aspect, that we are still committing 26 turnovers. And with 26, you are not able to win no games. You need to do another better questions in another aspect of the game. But we do it pretty bad. And then we cannot play up and down on the game like in a Russian curves. First good, second quarter horrible, third quarter pretty decent, and final quarter we show, like Jordan said, our best face with capacity to don't give up and still fighting. Sorry. Sì, come ha detto Jordan, posso sicuramente essere soddisfatto per questa vittoria, perché è la prima vittoria dell'IK in Italia. Uno degli aspetti tecnici su cui mi voglio soffermare è il dato delle palle perse. Sono 26 palle perse in questa partita e con un numero del genere difficilmente porti a casa la partita, difficilmente puoi vincere. Noi abbiamo giocato un pessimo primo quarto, un orribile secondo quarto, abbiamo fatto qualcosa di meglio nel terzo, mentre nel quarto credo che abbiamo mostrato la nostra faccia migliore, facendo vedere di che cosa siamo capaci rientrando nella partita e vincendo questo match. Domande per il coach, per Jordan? He wants to know which was the biggest difficulty in the first half, in your opinion, about the opposite team. No, we know that this team is quite physical in some areas, more physical than us. I know Piero. Piero is one of the best coaches in Italy, and I take a lot of details from his career by me, and then we know that they're going to play tough from the beginning, and we know that they became from two losses to defeats, and when you have two defeats in a row, on the third game, you try to show your best face, and if you can fix the game in the first quarter, you're going to do it. And then we know it. But we are not able to be solid in our defense. We permit a lot of easy buckets, easy layups. And it's on this level, if you let them to score like this, you have the biggest numbers to lose the game. But we change on time. And finally, in the last two quarters, they score 15 and 18 points, 13 points in the second quarter. Means that after the first quarter, we begin to be ourselves. Sapevamo che questa è una squadra ostica, è una squadra che può essere in qualche modo fisica rispetto a noi. Conosco molto bene Piero, conosco la sua carriera, quindi so di che cosa è capace. Poi sapevamo che stasera arrivava da due sconfitte consecutive, quindi sappiamo che quando si torna in casa dopo due sconfitte vuoi mostrare la tua faccia migliore, vuoi fare del tuo meglio, ed è quello che loro hanno fatto nel primo quarto. Noi non siamo stati minimamente in grado di contenerli, di fermare la loro transizione offensiva. Gli abbiamo concesso tantissimi tiri facili, ma siamo stati bravi perché siamo comunque riusciti ad aggiustare in corsa. Se guardi i punti che abbiamo segnato nel primo tempo rispetto agli oltre 50 del secondo, siamo riusciti a contenere da un lato sull'aspetto difensivo e dall'altro in attacco. Jordan, he wants to know what the coach said on the halftime that make you change the face of the game. I mean, just like you said, he told us we had 16 turnovers at halftime. And just, you know, trying to
beat a very quality team with 16 turnovers at halftime. It's tough, but like you said, in the second half, we really honed in on defense, and we were able to come out with the win. Sì, chiaramente ci ha segnalato il dato, all'epoca erano 16 palle perse e ci ha detto che è chiaro che con un numero del genere era praticamente impossibile vincere. Ci ha detto di stare uniti in difesa, di non separarci, di fare quadrato, ed è quello che noi abbiamo fatto piano piano, rientrando dall'intervallo lungo, canestro dopo canestro, trovando fiducia e ricostruendo una partita che all'intervallo era chiaramente finita in favore degli avversari. Ci sono altre domande? Any other questions? Thank you so much. Grazie. And good luck for Grazie. Welcome to Coach Pierre Bucchi and Usman Diop from the home team. So we start with Usman. Usman, please, your comment about the game in English. Parla italiano. Ok, I'll translate. Ma abbiamo cercato di fare una buona partita e l'abbiamo fatto
penso che abbiamo fatto una buona partita. Fino a un certo punto ci siamo rilassati un po', e con queste competizioni qua non te lo puoi permettere. Credo che impareremo di nuovo in queste sconfitte qua e torneremo in palestra domani e a lavorare come facciamo sempre e cercare di migliorare per la prossima. We try to play at our best and do our game, but we do just for 38 minutes. We relaxed too much. We let Kappa come back in the second half, and we learned something tonight, and we have just to learn from this loss. We just have to come back in the gym tomorrow and work hard, stay sticky, and try to do our best on the next. We have to learn a lot from this loss. Welcome to Coach Perubucchi. So, Coach, your comment about the game, please. I'm again with my player. I said we played 25 and 26 minutes, a good game, but after we because some one perhaps is not in good shape, because I don't know, but I think that for 25 and 27 minutes we will play a very good game. I mean, we have to play. We can stop the play in the last 10 minutes, and they scored too much. First of all, the defense was good in the play, and then they scored more than 50 points in the second half. So they scored 34 perhaps in the first quarter, and more than 50 in the second, so that's not possible. Unfortunately, the shot where they scored three, and they went 81 to 79, it was up by one. In that moment, with Tucker was on the floor, we play four against five, and they find a man open for the last shot, and that is unfortunately one action where it's not easy in the end of the game, play four against five, and that. And they find the man open, and they was able to score. But in any case, the problem we have to try to do something better before, of course. Abbiamo giocato 25-26 minuti, secondo me, buoni, nonostante qualcuno non fosse totalmente in forma. Sono totalmente d'accordo con quello che ha detto Usman, dobbiamo imparare dagli ultimi minuti di questa partita. Sicuramente nel secondo tempo abbiamo concesso troppo, più di 50 punti, e sfortunatamente loro hanno trovato il tiro da tre nell'ultimo giro di cronometro, mettendo la testa avanti dopo aver inseguito per tutta la partita. In quel momento noi avevamo Whittaker a terra, e praticamente hanno giocato 4 contro 5, quindi creandosi un vantaggio. Nell'azione siamo riusciti a costruire un buon tiro, che però non è entrato, e chiaramente dobbiamo lavorare su questo, dobbiamo crescere sotto questo punto di vista. Coach, si può aggiungere qualcosa in italiano? Domande per il coach, per Usman? Sì, credo che la squadra abbia iniziato bene. Dobbiamo imparare a giocare 40 minuti, questo è il problema, nel senso che abbiamo fatto 25-27 minuti, dobbiamo, credo, anche trovare un po' condizione, perché purtroppo c'è qualche giocatore che ancora non ha evidentemente tutti i minuti nelle gambe. Quindi l'unica cosa è appunto continuare a lavorare. È chiaro che questi 25 minuti sono effettivamente il bicchiere mezzo pieno del quale bisogna ripartire, perché la squadra in quel pezzo di partita ha fatto vedere buone cose sia in attacco che in difesa, quindi da lì che ovviamente dobbiamo ripartire. La faccia deve essere quella per 40 minuti. Paradossalmente forse lei ha sprecato più nel secondo quarto, quando poi siete riusciti a finire a 14, che quando Randall ha fatto tre bombe con la mano in faccia e due volte un Alfonso finito per terra la freccia, ha detto loro ce l'avevamo quasi in mano, quella di Witte che aveva recuperato il pallone stava andando quasi contro piede scivolato. Sì, ti dico, sono purtroppo tutti quei piccoli dettagli che alla fine fanno un po' la differenza. Dobbiamo essere anche più forti di queste cose e cercare ovviamente di portare le cose positive dalla nostra parte per riuscire a portare a casa la vittoria. Quindi
Tutto vero quello che dici, condivido pienamente, però è chiaro che la cosa importante è cercare di ottimizzare queste cose e portare a nostro favore. Quindi anche su queste palle vaganti, queste mezze, queste palle un po' così, un po' quelle che chiamano gli americani loose ball, dobbiamo essere capaci di concretizzare e di portarla dalla nostra parte. Ci sono altre domande? Beh, assolutamente, questa ci darà anche più energia secondo me, perché giocare con una squadra così forte, partiamo che questa partita ce l'avevamo in mano e dovevamo portarlo a casa sicuramente. Con gli episodi l'abbiamo perso e non ci buttiamo giù sicuramente, torneremo più forti e torneremo in palestra a allenarci come si deve e cercare, perché questa competizione non ti aspetta, quindi sono poche partite, bisogna partire forte, purtroppo abbiamo preso due partite adesso e oggi siamo andati meglio, però la prossima volta bisogna cercare di fare molto, cioè di migliorare di più. A posto, vi possiamo liberare. Grazie. Grazie.